Scontro tra due auto a Metaurilia di Fano, 3 donne e 5 bambini finiscono all'ospedale. Monta la rabbia dei residenti che hanno assistito all'ennesimo incidente. Hanno messo l'autovelo lassù dove non c'è mai nessuno. Bravi! Emergenza idrica, da domani si apre il pozzo di Sant'Anna del Furlo, saranno immessi 150 litri di acqua al secondo nel fiume Metà. Dal coprifuoco nei negozi a Italia l'energia, al via il piano del governo Draghi con nuove misure per contrastare la crisi energetica. Continuando a fare la guerra, più di tutti è l'Europa che si impoverisce. Esce dal parcheggio con i portelloni dei rimorchi aperti, uno si sgancia e finisce su un'auto in sosta, il conducente aveva il tasso alcolemico superiore al limite consentito. La vice ministra degli affari esteri in visita al centro dell'Africa Chiama in Zambia, domani a Sassonia di Fano torna l'evento con l'Africa nel cuore. Al via la Fano dei Cesari, è arrivata la sabbia nell'area del Pincio che verrà trasformata in una grande arena, domani l'inaugurazione e uno spettacolo con il fuoco. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, ennesimo incidente oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a Metaurilia di Fano, un'Audi condotta da una 36enne di Forlì che viaggiava insieme ai due figli di 1 e 5 anni, stava percorrendo la strada nazionale Adriatica Sud in direzione Pesaro e da un primo accertamento pare fosse in manovra di sorpasso. In quel frangente si è scontrata lateralmente con una Giulietta con a bordo una 36enne di Cartoceto, i suoi tre figli e sua madre. La donna stava procedendo nel senso di marcia opposto. A seguito dell'urto, gli occupanti di entrambi i mezzi sono stati trasportati all'ospedale di Fano con due ambulanze del 118. Hanno riportato lesioni apparentemente non gravi. A causa del sinistro, la polizia locale ha dovuto deviare il traffico e tenere chiusa la statale per circa un'ora. Diversi oggi residenti che ci hanno scritto lamentandosi dell'autovelox installato, secondo loro, nel punto sbagliato. Praticamente la macchina è a 150 metri, 200 metri dall'incidente, perciò andava a una velocità molto sostenuta. I pezzi, le strisciate sono segnate tutte. La macchina, io abito qui, fortunatamente a piedi non c'era nessuno. E niente, hanno messo l'autovelo lassù dove non c'è mai nessuno. Bravi, bravi. Un altro incidente si è verificato alle 12.45 lungo la statale all'altezza del polo radiomagnetico, coinvolti un Alfa Romeo Giulietta condotta da una 21enne dell'entroterra che viaggiava insieme alla mamma e uno scooter Piaggio guidato da una 38enne di Fano. La ragazza stava iniziando la manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio adiacente alla struttura sanitaria. Il motociclo invece procedeva nella stessa direzione di marcia verso Pesaro ma stava superando la fila di veicoli incolonnati. I due mezzi si sono scontrati e il centauro è caduto a terra. Il 21enne, che ha riportato ferite non gravi, è stato trasportato al pronto soccorso di Fano. E come avete sentito dai nostri titoli, dopo le ordinanze e il decreto della regione per limitare l'utilizzo di acqua pubblica, ora si prendono altri provvedimenti per far fronte all'emergenza idrica. Domani verrà aperto il pozzo di Sant'Anna. Da domani alle ore 11 si procederà all'apertura del pozzo di Sant'Anna del Furlo, da cui saranno rilasciati 150 litri di acqua al secondo da immettere nel fiume Metauro. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alle risorse idriche Stefano Guzzi, dopo una riunione del Comitato Provinciale di Protezione Civile incentrata sull'emergenza idrica in atto. All'incontro erano presenti anche le ATO, alcuni comuni, la prefettura, la provincia, il Ministero degli Interni, l'ASUR e l'ARPA. Assessore, qual è la situazione nella nostra regione? Beh, la situazione è indubbiamente molto problematica, nel senso che vediamo qual è la situazione in generale e non sono neanche previste piogge da qui ai prossimi giorni e alle prossimissime settimane. Non è una situazione di emergenza ancora per l'idropotabile nel resto della regione, bensì il problema comincia a esserci per l'uso agricolo, ovviamente lo si vede benissimo. Però adesso soffermiamoci un attimo su quella che è la nostra provincia. La nostra provincia sta soffrendo fortemente perché l'approvvigionamento idrico idropotabile, quindi per l'uso domestico delle nostre case, avviene quasi totalmente dal fiume Metauro, nella provincia di Pesaro Urbino. E il fiume Metauro comincia a risentire molto della mancanza di piogge, questo è indubbio. E quindi è stato deciso che da domani si aprirà il pozzo di Sant'Anna?
Allora, noi abbiamo già alcuni giorni fa redatto un'ordinanza che di fatto prevede il divieto di uso agricolo prelevando dal fiume Metauro, non si possono più fare prelievi per uso agricolo del fiume Metauro. Da qui ai prossimi giorni probabilmente che richiederemo al governo anche lo stato d'emergenza, proprio anche per far fronte magari a una richiesta danni là dove ci fossero delle spese aggiuntive. Stamattina invece abbiamo emesso un decreto che prevede l'apertura del pozzo di Sant'Anna, del Furlo, per mettere 150 litri al secondo di acqua nel fiume Metauro e far sì che l'invaso di Tavernella, da dove si preleva l'acqua per Fano e per Pesaro e la si potabilizza, non si asciughi. Quindi abbiamo portato avanti questo tipo di attività. Marche Multiservizi preleva 600 litri al secondo dal fiume Metauro per portarla nei nostri rubinetti di casa. Fino ad ora il fiume aveva retto questi 600 litri, comincia a avere seri problemi, quindi noi ne immettiamo 150 litri al secondo dal pozzo di Sant'Anna. Inoltre abbiamo diminuito l'uscita dalla diga di altri 200 litri, quindi siamo scesi del livello, diciamo, per quel che riguarda l'acqua che continua a scorrere nel fiume, quindi di conseguenza noi da domani avremo 350 litri in più nell'invaso di Tavernella da poter prelevare. Vediamo quanto reggerà questa situazione senza attivare il pozzo del Burano, vediamo se regge. E dunque qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di diminuire il rilascio di acqua lungo il fiume, ma di lasciarlo vivo ovviamente. Di conseguenza l'acqua continuerà a scorrere lungo il fiume Metauro, ma da domani ne scorreranno 200 litri al secondo in meno, perché quelli serviranno per prelevarlo per l'uso domestico, per l'uso potabile. Dall'emergenza idrica a quella energetica, con le nuove misure che il governo è pronto a varare. Le iniziative messe in campo dall'esecutivo spaziano dal coprifuoco nei negozi e al taglio di luce e gas nelle abitazioni, ma anche negli uffici pubblici. Sentiamo i dettagli nel servizio e poi il parere di alcuni esercenti e cittadini che sono stati intervistati da Giada Quaci. Interventi su riscaldamento, aria condizionata e illuminazione. Il governo è al lavoro per un piano di emergenza che includerà l'introduzione del coprifuoco per i negozi a partire dalle ore 19 e per i locali come bar, ristoranti, pub e discoteche a partire dalle ore 23. Le misure verranno imposte sul territorio nazionale nel caso in cui i tagli alle forniture di gas diventeranno effettivi. In questo modo, quindi, verrebbe avviata la fase 2 dell'emergenza energia e non è escluso che possa scattare già nel prossimo autunno. Le illuminazioni cittadine dei musei verrebbero ridotte fino al 40% e in casi estremi ci potrà essere un coprifuoco sull'illuminazione, mentre la temperatura dei termosifoni nelle case sarà ridotta di 2 gradi, previste limitazioni anche sugli orari in cui il riscaldamento potrà essere acceso. Intanto parte la campagna di sensibilizzazione. Secondo i calcoli sul razionamento residenziale si potrà arrivare a risparmiare il 20% del gas che arriva dalla Russia. Ma nel caso in cui il flusso del gas si interrompesse del tutto, si potrebbe arrivare direttamente al livello di emergenza 3 con l'interruzione delle forniture per un periodo di tempo illimitato alle imprese più energivore come acciaierie, cementifici, industrie della ceramica e del vetro. La bozza del nuovo piano del governo comprende infine il ritardo del pensionamento di 6 centrali a carbone che sarebbero state chiuse nel 2025 e che da sole producono l'8% del fabbisogno italiano. 2 sono in Sardegna, ma le loro risorse sono usate solo della stessa regione, le altre sono a Venezia, Brindisi, Civitavecchia e Monfalcone. Tra poco più di una settimana l'Unione Europea presenterà il piano strategico unitario che permetterà di coordinare i piani di emergenza dei singoli stati membri. Intanto abbiamo una disponibilità dell'Adriatico di oltre 30 miliardi di metri cubi l'anno di gas. Per quel che riguarda la crisi energetica, noi dovremmo fare di tutto per non assecondare le richieste degli Stati Uniti, perché continuando a fare la guerra, più di tutti è l'Europa che si impoverisce. Cosa ne pensa dei possibili provvedimenti che andranno a influire nelle case private? I provvedimenti sono ben poca cosa, come i 200 euro che hanno dato alle famiglie per cercare di alleviare questa crisi energetica, ma bisogna tener conto che noi abbiamo pagato il gas minimo 3 volte di quel che costava. Oggi come oggi il gas costa 8 volte
quello che costava un anno fa. Di conseguenza è una cosa indescrivibile, non avremmo mai dovuto continuare questa guerra, ma avremmo dovuto fare di tutto per cercare di far sì che la Russia e l'Ucraina si mettessero d'accordo, e se andiamo avanti così noi per il prossimo inverno non avremmo di che riscaldarci. Locali chiusi a partire dalle ore 23, questa è una delle possibili misure attuate dal governo per contrastare la crisi energetica. In condizioni normali i locali chiudono alle 23 perché, visto la fame a cui ci stanno sottoponendo i nostri governanti, i soldi da spendere ne abbiamo pochi. Però veramente non so cosa dire, non so cosa dire, perché mi sembrano proprio delle risoluzioni che sono ben poca cosa per quello che riguarda il vero problema energetico. Forse se loro avessero fatto delle centrali piuttosto che interventi veramente atti a affrontare questa crisi energetica che tanto sapevamo che arrivava, ormai si sa da secoli, io veramente non so cosa dire. È veramente poca cosa se i nostri governanti sono riusciti a partorire una cosa simile. L'importante è che loro comunque, per affrontare la crisi energetica e mantenere l'aria condizionata, perché il nostro caro capo del governo parlava di abbassare la temperatura dell'aria condizionata, lui deve sapere che solo a Palazzo Chigi sono i privilegiati a poter cambiare i condizionatori. Noi non ce li abbiamo neanche i condizionatori. Esce dal parcheggio con i portelloni dei rimorchio aperti, uno si sgancia e finisce su un'auto in sosta. È successo questa mattina alle 11 in via Mattei a Fano, coinvolto un autocarro Iveco condotto da un 47enne originario della provincia di Napoli che stava uscendo dal parcheggio di una ditta di spedizioni. Il portellone, che si è staccato dal mezzo, è caduto sul veicolo di un dipendente, mezzo che era parcheggiato all'interno del piazzale. Sul posto è intervenuta la polizia locale. A seguito del controllo del tasso alcolemico, il conducente è risultato positivo, pur rimanendo nella fascia che prevede una sanzione amministrativa e non una denuncia. La provincia rafforza il controllo del traffico e del rispetto dei limiti sulla panoramica. Nei mesi estivi, a partire da venerdì 15 luglio e fino a inizio settembre, saranno istituite postazioni di controllo della velocità attraverso misuratori elettronici sulla strada provinciale 44 San Bartolo, con la presenza di pattuglie della polizia provinciale. Successivamente l'attività di controllo con la stessa attrezzatura proseguirà sulla strada provinciale 25 Panoramica Ardizio e sulla strada provinciale Urbinate nel primo tratto a valle. Cambiamo argomento, sono tornati dallo Zambia Raffaella Nannini ed Enrico Peroni dell'Africa Chiama, la Onlus fanese che sta portando avanti diversi progetti dedicati anche alle donne in gravidanza e ai bambini con disabilità. Domani sera invece a Sassogna di Fano torna l'evento con l'Africa nel cuore. Un impegno concreto e costante. Sono tornati domenica scorsa da Lusaka in Zambia la coordinatrice Raffaella Nannini e il consigliere dell'Africa Chiama Michele Peroni. Obiettivo della missione il monitoraggio dei numerosi progetti in corso e gli incontri istituzionali con le autorità locali e internazionali con le quali l'associazione collabora per implementare i singoli interventi. Ma è stato ovviamente molto emozionante, perché mancare dopo, appunto ritornare dopo 10 anni, è un effetto, diciamo così, che arriva proprio al cuore e allo stomaco. Soprattutto tornare dopo 10 anni ti permette, questo è l'aspetto diciamo così positivo, di vedere dei grandi cambiamenti. Quindi avevo lasciato un centro, che è il centro Shalom, dove appunto l'Africa Chiama è presente dal 2007, un centro che aveva una scuola primaria e una piccola clinica, un piccolo ambulatorio. Invece ho ritrovato una scuola primaria, ovviamente una scuola secondaria, quindi alunni che vanno dalla prima all'ultimo grado della scuola, una biblioteca e ovviamente la realizzazione di un centro di maternità. Gli alunni in questo momento della scuola sono più di 1500, fra questi 73 sono bambini con disabilità, e la clinica, invece l'ambulatorio Shalom, che appunto si occupa della parte sanitaria, raggiunge più di 800 pazienti al mese.
In occasione della visita in Zambia, anche del presidente Sergio Mattarella, giovedì 7 luglio la vice ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni ha visitato il centro dell'associazione L'Africa Chiama. Ad accoglierla è stata proprio Raffaella. È stata l'unica visita che la vice ministra ha fatto, quindi l'unica organizzazione che ha voluto appunto vedere ed incontrare. È venuta proprio al nostro centro e le abbiamo appunto illustrato sia tutto il reparto di fisioterapia e riabilitazione per i bambini e bambine con disabilità, tutto l'aspetto dell'educazione inclusiva e di qualità che portiamo avanti appunto a Kanyama, e ovviamente abbiamo avuto l'orgoglio di poterle illustrare e far vedere il centro di maternità che appunto è stato realizzato con fondi di tantissimi donatori privati, con l'aiuto di tante realtà private e di aziende soprattutto nel nostro territorio, cosa che appunto a lei abbiamo fatto presente. E avete lanciato anche una nuova campagna di raccolta fondi? Sì, poco prima della mia partenza abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le cure specifiche e l'acquisto di attrezzature specifiche per bambini con disabilità in Zambia, ma anche per la Tanzania e per il Kenya. Questa campagna di raccolta fondi è possibile appunto sostenerla attraverso l'acquisto di un biglietto della lotteria solidale, e l'estrazione della lotteria si terrà giovedì 14 luglio presso l'anfiteatro Rastatt di Fano, dove fra l'altro ci sarà anche lo spettacolo degli allievi e delle allieve della Capogiro Dance and Theater di Simona Paterniani, e quindi vi aspettiamo giovedì 14 luglio all'anfiteatro Rastatt. I consiglieri comunali della Lega di Fano puntano il dito contro i ritardi per l'avvio e la realizzazione dei lavori nel parcheggio di Via del Risorgimento. Tramite un'interpellanza quindi chiedono spiegazioni sui ritardi. Sono trascorsi mesi dall'approvazione del progetto, fanno notare i leghisti, ma ad oggi del parcheggio strategico per famiglie e attività commerciali e imprenditoriali i fanesi non hanno visto neanche l'ombra. Non solo, l'area risulta inaccessibile dal 18 maggio, da quando con apposita ordinanza è stato chiuso per consentire l'avvio dei lavori, una vera e propria beffa, hanno commentato, visto che l'intervento non è ancora partito. I consiglieri chiedono anche se i parcheggi, una volta realizzati, diventeranno a pagamento. Invece l'assessora al decoro Barbara Brunori ha annunciato che mercoledì 20 luglio alle ore 21 verrà accesa la nuova illuminazione in due punti importanti della città di Fano. La pista ciclabile Fano Fenile, che verrà inaugurata con una pedalata notturna con ritrovo alle 21 alla Quercia del Belgatto, e Via del Fiume, che era l'ultimo tratto non illuminato e poco sicuro. Passiamo alla Fano dei Cesari, che torna da giovedì a domenica nel centro storico di Fano. Oggi è arrivata la sabbia nell'area del Pincio, domani sera l'inaugurazione dell'evento. Il servizio di Filippo Pucci. Nello splendido scenario del Pincio fervono i preparativi per il ritorno della Fano dei Cesari, edizione che torna al tradizionale programma con le rievocazioni, la sfilata delle fazioni e la corsa delle bighe. Assessore Lucarelli, ci siamo, da domani, giovedì 14, prende via la Fano un fortuna e la Fano dei Cesari. Come vediamo cambierà il volto che è il Pincio, che lo faremo tornare indietro di 2000 anni. Proprio questi giorni arrivano i rievocatori da tutta Italia che prenderanno spazio nella città per iniziare le attività che le vogliamo ricordare, perché sono tante le chiamate che arrivano questi giorni per capire quali sono i maggiori appuntamenti e come partecipare. Quindi ricordiamo giovedì sera alle 21 lo spettacolo di inaugurazione, che sarà proprio qui davanti al Pincio. Venerdì per tutte le famiglie che vorranno far giocare i propri bambini alla storia romana potranno insomma venire qua, perché ci sarà la Fano dei Cesarini. Dalle 18 fino alle 20 ci saranno i giochi, poi alle 21 alla cena dedicata alle attività ai bambini. Il sabato il grande evento dedicato alle fazioni, quindi dalle 19 le fazioni si esibiranno nei ludi, quindi nelle attività artistiche, alle 21 un grande spettacolo proprio dedicato al tema di quest'anno, che è i popoli conquistati. E poi la domenica pompa magna, quindi la grande parata delle fazioni, che insomma, in cui l'incontro sarà alle 18.30 e l'ingresso sotto l'Arco d'Augusto alle 20, e poi la grande corsa delle bighe. Ecco, tutti coloro che vogliono partecipare potranno farlo contattando le fazioni. I numeri sono all'interno della pagina Facebook Fano un Fortuna e la Fano dei Cesari, e anche all'interno del sito, che è www.fanounfortuna.eu.
Anche quest'anno non manca la grande collaborazione della Proloco per la riuscita dell'evento, non solo spettacoli ma anche gastronomia e convivialità. Gino Bartolucci, com'è suddivisa la parte di venerdì e di sabato? Saremo noi che gestiamo la cucina, ci saranno due giornate importanti, il venerdì e il sabato, con degli stand dove le fazioni potranno prenotare la cena, una cena completa a 20 euro, nelle loro fazioni, no? Naturalmente, dove questi saranno raggruppati e serviti a tavola. Poi naturalmente invece venerdì e sabato funzioneranno degli stand gastronomici, perciò noi un invito a tutti i cittadini fanesi e non turisti che sono nella zona a venire ad assaggiare i nostri prodotti prelibati. La domenica naturalmente lo stand si chiude perché ci sarà la gara dei cavalli, naturalmente, però quelli le fazioni che sfileranno, che poi saranno sul Pincio, avranno la possibilità di mangiare. Naturalmente non ci sarà uno stand perché il Pincio non è adibito a degli stand, praticamente però ci saranno panini, piadine, birra e acqua per tutti, perciò naturalmente anche chi sfilerà sa fin d'ora che non rimarranno a bocca asciutta sia nel bere sia nel mangiare. E l'assessore Etienne Lucarelli è oggi intervenuto anche sul Carnevale di Fano in vista delle elezioni per il nuovo direttivo. Benvenga la formazione di due o più liste, ha detto l'assessore, o dell'unione di queste in una. Da chi vorrà guidare l'ente, ha aggiunto Lucarelli, mi aspetto di ricevere un progetto di sviluppo della città del Carnevale. Va ricordato il nostro impegno per la creazione di un nuovo ente o una fondazione che dia basi giuridiche più solide per il futuro. Oltre alla crescita economica della manifestazione, è fondamentale declinare un progetto di innovazione tecnologica e artistica legato ai carri allegorici. Va perseguito anche un progetto di carnevale tutto l'anno, ha concluso Lucarelli, che intercetti fondi per la gestione della futura fabbrica del carnevale, ma anche dei capannoni in cui i carri vengono costruiti. Domenica scorsa si è svolta all'Aquila l'ottava edizione della parata storica della tradizione, a cui hanno preso parte anche una ventina di giovani del gruppo storico La Pandolfaccia di Fano. Un evento importante promosso dalla Lega Italiana Sbandieratori, che ha visto le varie compagnie sfilare per le vie del centro storico per la gara di corteggio. È seguita la gara di rievocando di fronte al Castello del Cinquecento e la giuria, composta da esperti del settore, ha decretato vincitrice della manifestazione il gruppo di Amici. Mentre gli sbandieratori della Pandolfaccia si sono conquistati il terzo posto, confermando il pregio del percorso portato avanti con dedizione per una realtà associativa che rappresenta un vero fiore all'occhiello per la nostra città. Passiamo alla magica esperienza vissuta dal coro polifonico malatestiano nella parrocchia di San Nicola di Bari di Gandia, città spagnola gemellata con Fano. La corale fanese, diretta dal maestro Francesco Santini, è volata in Spagna col supporto della sua formazione giovanile per esibirsi nell'ambito della 10ª edizione del Festival di Habaneras su invito del locale coro Orfeo Borgia. Un'atmosfera carica di emozioni con una grande partecipazione di pubblico. Già fissato il momento in cui il malatestiano contraccambierà l'accoglienza. L'appuntamento sarà per il 27 agosto al 49esimo incontro internazionale polifonico Città di Fano. Intanto per la Fano De Cesari è attesa la delegazione inglese di St. Alban. Ringraziamo i sostenitori di Fano TV, un ringraziamento particolare va a Massimo Stramigioli. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla festa del fritto che si è svolta nei giorni scorsi a Tombaccia di Fano e vi ricordo l'appuntamento con il commento alla stampa insieme al direttore Marco Ferri, l'appuntamento per domani mattina alle 7 in diretta. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti.